la storia continua. La gestione della locanda Soragna di Vas da sabato 30 giugno è passata dalle mani di Carla Soragna e Geraldo Piron a quelle di Andrea Riboni. Beh, è un'emozione unica oggi darvi il benvenuto in questa splendida location, locanda Soragna, e c'è aria di fermento a Vas perché oggi è un momento storico. Questa locanda che ha segnato la storia dell'accoglienza e dell'ospitalità nella Valbelluna dal 1956, oggi vive appunto un momento storico, il passaggio di consegna dalla generazione precedente a quella di Andrea Riboni. Resta tutto in famiglia, però ci sono delle grosse novità. Un grande lavoro di recupero e di valorizzazione degli ambienti è stato fatto e ci sono molte novità anche in cucina. Ce lo facciamo spiegare da Andrea Riboni. Sì, è vero, ci sono grandi novità nella parte degli ambienti e della cucina, ma il comune denominatore di Locanda Soragna, quello che la nostra famiglia e la mia famiglia ha insegnato, è la qualità e l'accoglienza, e di questo devo ringraziare assolutamente Carla e Gerardo, che oggi sono qui con me, i miei angeli custodi in parte, perché altri angeli custodi ci guardano da qualche altra parte, e li voglio ringraziare di tutto cuore di quello che con il tempo e la pazienza sono stati vicino a me. È una tradizione che va avanti da più di 60 anni, 62 per la precisione. Gerardo, che cosa si prova in un momento come questo? È un momento molto esaltante e anche molto bello da parte nostra. Gli zii sono una botta di ferro con la continuazione a dare il cetro questo meraviglioso ambiente che con dure fatiche e con molti sacrifici la locanda Soragna ha portato avanti sempre e cercato man mano di rinnovarsi in tutto e per tutto, anche dai servizi al menù, specialmente il menù e la cucina, che abbiamo cercato sempre di trovare qualche sempre rinnovamento perché anche Vas porti la sua voce in tutto il territorio regionale, specialmente per la provincia di Belluno, e che questo è molto importante, che abbiamo la riconoscenza che i nostri sforzi passati Andrea, andiamo sicuramente gioiosi e felici per questo intervento e questo scambio al nipote. Grazie Andrea. Bellissimo, e in effetti Gerardo ha sottolineato una cosa importante, il fatto che Locanda Soragna è una realtà che porta lustro al territorio, a Vas in primo luogo, ma a tutta la Valbelluna e perché no all'Italia, perché da qui passano tantissimi stranieri. C'è un'altra cosa che però mi incuriosisce in questo momento, sono le chiavi che tiene tra le mani la signora Carla. Carla, che cosa devi fare con quelle chiavi? Queste chiavi le consegno con orgoglio ad Andrea, mio nipote. Grazie. Con continuità. Quindi Andrea, una bella responsabilità adesso. Dacci un cenno, poi lo vedremo quando arrivano gli ospiti, faremo anche delle riprese. Dacci un cenno del rinnovamento che c'è e che tutti potranno vedere nei locali e nella cucina. Sicuramente la cucina è uno dei punti saldi della comunicazione di quello che è il nostro territorio della Valbelluna. Le sinergie che abbiamo voluto tenere salde con i nostri produttori locali, dagli allevatori di trote agli allevatori di pollame, a chi ha anche un orto vicino a casa, e anche il nostro orto, che è il supply maggiore del quasi al 70% di tutte le verdure che utilizziamo all'interno del nostro ristorante. L'importanza di una comunicazione, ma anche di un racconto di un territorio che non è semplicemente un servizio di un piatto, ma è il trasmettere un'emozione di questa nostra Valbelluna. La simbolica consegna delle chiavi dalle mani di Carla Soragna a quelle del nipote Andrea ha preceduto un momento ufficiale durante il quale lo stesso Andrea ha effettuato il taglio del nastro, seguito da un rinfresco offerto a tutti i presenti e dalla cena durante la quale è stato presentato il menù dell'estate 2018. Un grande momento di vita familiare, ma anche un grande momento per la comunità, perché questa locanda, come dicevamo prima, ha segnato l'ospitalità di un territorio. Vero, sindaco?
Assolutamente sì, io faccio i miei complimenti prima di tutto a Gerardo, alla Carla, ma anche a Andrea e a questa sfida che hanno raccolto, veramente bravi, complimenti, perché hanno creduto prima di tutto in un'attività che in momenti difficili sono, come hai detto tu, è un'azienda storica, un'azienda che ha sempre fatto qualità, e adesso con questo rinnovamento, con questa splendida ristrutturazione, con il tocco magico che ci ha messo anche Andrea e che ci mette anche nella cucina, in tutto quello che fa, abbiamo veramente raggiunto il top di gamma. Quindi complimenti ancora, credo che sarà un momento particolarmente, un punto di partenza particolarmente importante per tutta la nostra comunità e non solo, anche perché qui vengono moltissime persone, è un modo anche di far conoscere il nostro territorio. Benissimo, qui e anche nel mondo, ricordiamolo, questa è una realtà apprezzata anche dai vari turisti che si fermano qui passando dai percorsi ciclabili che la nostra vallata ha da offrire. Ma il primo cittadino ha anche voluto sottolineare che il turismo non si fa solo con le attività, ma deve sempre più diventare un modo di essere che quotidianamente ognuno di noi deve perfezionare. Anche la vicepresidente della provincia di Belluno, Serenella Bogana, ha incentrato il suo intervento sul turismo. Turismo quindi che si fa sempre più fondamentale, turismo verso il quale si sta sviluppando un'attenzione sempre maggiore. C'è fermento anche in questo senso in provincia. Ne parliamo con la vicepresidente. Certo, perché il turismo è un po' il simbolo anche della provincia di Belluno e viene curato in modo particolare in tutti i suoi aspetti. Noi abbiamo la fortuna anche di poter disporre dei fondi ODI, abbiamo un organismo che si chiama DMO che sta lavorando proprio sulla promozione di tutto il territorio e rientra anche questa parte del territorio che è fondamentale proprio anche per le peculiarità che ha. Una di queste è senz'altro la Locanda Solagna. Il percorso fatto da Andrea ne è testimonianza, avrebbe potuto scegliere altre strade, magari anche più blasonate, e invece si è convinto e ha deciso di rimanere qui. E questo è un segno importantissimo anche perché la Locanda Solagna rappresenta una nicchia, un prodotto di eccellenza proprio per la nostra zona. Vanno i miei complimenti, ma i complimenti anche di tutta la provincia. Benissimo, quindi non ci resta che partire con il brindisi. 3, 2, 1 e... Bravissimi! I lavori di restyling sono stati seguiti dall'architetto Alessandro Moretto. In particolare il tema era quello di conservare l'aspetto storico e il ruolo anche di centro aggregativo del paese che aveva il locale, quindi senza stravolgerlo ma sicuramente attualizzandolo e mettendoci dei tocchi contemporanei che denunciano la nuova gestione e le nuove idee che Andrea ha intenzione di portare nel locale. In particolare i lavori di arredo si sono concentrati nella sala bar e nella cantina e abbiamo scelto di utilizzare materiali locali e della tradizione disegnandoli in modo molto essenziale. In particolare abbiamo utilizzato la pietra locale come il biancone delle vette feltrine, il legno che informa il banco e in particolare la rastrelliera della cantina, legno di rovere reperito in loco e il ferro che è presente a livello di inserto per rendere omaggio alla tradizione locale di Carlo Rizzarda. Abbiamo anche recuperato dei materiali esistenti, in particolare i pavimenti in marmettela veneziana che sono stati integrati con delle nuove marmette ma che in gran parte sono stati lucidati e riutilizzati. E poi abbiamo scoperto delle tracce dell'edificio preesistente che è costruito in sassi e che risultano come dei quadri all'interno del locale dove si mostra la tessitura muraria dei sapienti artigiani che avevano costruito l'edificio. L'illuminazione è stata studiata ad hoc in collaborazione con Enrico Fabris ed è pensata per poter creare delle scene in quanto è tutta dimerabile, quindi sia in cantina sia nel locale bar è possibile avere scenografie diverse in base alle diverse ore e alle diverse situazioni della giornata. Le lampade, i corpi illuminanti sono pensati nella sala ristorante in omaggio alla tradizione veneta in ceramica con bordo blu, mentre sono completamente contemporanei per quel che riguarda il bar e la parte della cantina.